Riccardo Ricci Petitoni, il 25 gennaio scorso sei stato eletto segretario dei Giovani Democratici dell'Emilia-Romagna. Oggi, dopo 2 mesi, quali sono le tue impressioni su questa nuova esperienza? È un'attività che è molto stimolante, però ovviamente richiede anche molto tempo perché sia fatta bene. In questi 2 mesi abbiamo cercato di porre le fondamenta per la giovanile, perché una buona casa si costruisce su buone fondamenta, quindi ci siamo presi il tempo per darci gli strumenti necessari per creare una buona organizzazione e anche un buon livello di condivisione. Per cui ora diciamo che è terminata la fase burocratica che ha deciso gli organismi, ha deciso le strutture, cominciamo finalmente con la parte più bella e più stimolante, quella di discussione e di partecipazione alla vita politica, anche in un momento come questo di vicinanza con dei grandi appuntamenti. Ecco. Ecco, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quali saranno i punti dell'agenda politica dei giovani del PD dell'Emilia Romagna? Noi per il 25 aprile, che è l'anniversario della liberazione d'Italia, della nostra liberazione dal nazifascismo, promuoveremo una campagna e cercheremo di mettere in rete le iniziative che vengono fatte nei territori, perché appunto credo che l'antifascismo e i valori che hanno portato i nostri padri costituenti siano importanti. Dopodiché, a seguire ci sarà subito l'appuntamento del 1º maggio, in cui cercheremo di essere presenti e nelle vicinanze promuoveremo una grande iniziativa sul lavoro, perché in un momento di crisi come questo è quanto mai importante che i giovani dicano la loro e anche comincino a formarsi sulle forme e sulle modalità del lavoro. Dopodiché si aprirà ovviamente la fase delle europee e delle amministrative, che impegnerà tutto il mese di maggio e parte di giugno, quindi anche un discorso sull'europeismo e sul valore dell'Europa, non solo a livello di collocazione, ma anche a livello di organismi e di valore che l'Europa ha ormai nella vita quotidiana, e sostegno, soprattutto molto sostegno ai territori che dovranno appunto promuovere i propri candidati sindaco e i propri candidati nei consigli. Impegno, passione, spontaneità sono prerogative delle nuove generazioni che si affacciano al mondo della politica. Ecco, a tuo avviso in concreto, che strada bisogna percorrere affinché questo patrimonio non si disperda, ma possa dare un apporto vero alle strategie programmatiche di un partito? Innanzitutto noi siamo in una regione che fortunatamente ha un retroterra molto fertile per i giovani amministratori e anche per, diciamo, la progettualità e l'avanzare dei giovani all'interno delle amministrazioni, per cui sicuramente i giovani amministratori sono un anello di raccordo fra i giovani democratici e appunto il partito, quindi valorizzare anche questi organismi attraverso un tavolo, attraverso un sistema di raccordo, facendoli discutere, facendoli anche confrontare, è sicuramente una maniera per portare un contributo al partito. Dopodiché, accogliendo anche una proposta che ci è stata fatta dal segretario regionale Caronna, la creazione di una scuola di formazione stabile regionale è sicuramente il modo per dare ai giovani gli strumenti necessari per inserirsi a pieno titolo nel dibattito politico, perché, come si dice, nessuno nasce imparato, per cui è necessario che si diano anche gli strumenti per interpretare, per poi dare una risposta che sia anche autorevole, perché a questo noi dobbiamo puntare. Come ti sei avvicinato alla politica? Che cosa ti ha spinto a iniziare? E oggi quale spazio occupa la politica nella tua vita quotidiana? Io ho cominciato a fare politica, diciamo, sull'onda della riforma Moratti, quindi all'interno del mio istituto, all'interno della scena politica, diciamo, studentesca della mia città, che è Ravenna. E da qui ho maturato, insomma, un interesse che poi ho proseguito in sinistra giovanile e via dicendo. Io credo appunto che sia necessario un nuovo interesse verso la scuola, che all'interno della scuola si sperimentano le prime condivisioni e le prime sinergie, per cui è anche opportuno che la giovanile si ponga, ecco, questo problema di ritornare nelle scuole e dare un forte segnale alle scuole.
Per quanto riguarda la politica, è un'attività che ricopre, diciamo, full time la mia giornata, perché appunto se è fatta con passione e se è fatta con impegno richiede un'attenzione costante, direi. Tu hai parlato di aver iniziato la tua esperienza politica con i tuoi coetanei. Ecco, in base alla tua esperienza, come giudichi la loro partecipazione alla vita politica in anni in cui si fa molto parlare di disillusione e disinteresse? L'Emilia-Romagna ha un tessuto fertile anche su questo piano, sia dal punto di vista studentesco, sia dal punto di vista universitario, sia dal punto di vista dell'associazionismo. È ovvio che ci troviamo in un periodo storico e contingente che porta con sé un po' di scoramento verso nuove generazioni, e verso in generale anche la politica. È un problema che è da affrontare anche trovando nuovi mezzi e anche utilizzando i mezzi che già ci sono, appunto ne parlavamo prima dei social network e delle potenzialità dei nuovi media, quindi anche cercare di tornare fra i giovani, perché non è vero che i giovani sono disinteressati, ma sicuramente hanno un modo di intendere la politica e la partecipazione diverso da quello di mio padre e sicuramente diverso da quello di mio nonno, ecco.